Attilio Romita non ha timore di dire la sua e lo fa anche dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello VIP 7. Già quando era concorrente non aveva peli sulla lingua, finendo spesso per dire pure troppo. Adesso che è fuori lo fa ancor più di prima, così intervenuto a casa chi ha fatto i nomi dei suoi promossi e bocciati. E sono ben intuibili, viste le sue amicizie nella casa. Innanzitutto ha fatto delle precisazioni sul rapporto con Sara Altobello e insiste col dire che la frase sul bigliettino sia stata una pistolettata, con quella frase ha messo di nuovo in crisi il rapporto con Mimmiuzza che stava faticando a recuperare. Nonostante tutto crede che Sara sia stata la prima vittima dopo di lui del gruppone, così ha chiamato gli Spartani. Ovvero tutti coloro che sono andati in cortiletto quando Signorini ha chiesto di schierarsi tra Spartani e per lui sarebbero persone che agivano con grande slealtà nei confronti del resto dei concorrenti. Attilio Romita e Mimmiuzza si sono ritrovati dopo il GF VIP e dopo tutto lui era certo che la compagna non avrebbe gettato tutto al vento per un reality. Nel corso dell'intervista è giunto il momento di fare i nomi. Attilio ha nominato i suoi promossi e bocciati al GF VIP 7. Tra i promossi ci sono di sicuro Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, con i quali ha stretto un bel rapporto che spera di avere anche dopo il reality. Sono due persone che vorrebbe ancora nella sua vita. A loro due ha aggiunto immediatamente anche Luca Onestini. Abbiamo fatto insieme l'isolamento per il Covid e per 12 giorni ci parlavamo da stanza a stanza. Ci siamo raccontati praticamente tutto e io lo trovo fuori dalla casa un ragazzo moralmente pulito. Buono. Sa essere amico come i giovani non sanno più esserlo. Dentro la casa diventa Onestini e tutto quello che comporta la vita di un reality che lui conosce molto bene. Onestini del Covid è un mio amico. Una persona a cui voglio bene. Thank you.